coltivare le varie piante, insomma, che c'erano. Tutta questa vegetazione è grazie a tutta l'abbondanza di quest'acqua, che sgorga qui a Viggianello alla sorgente così chiamata del Mercure. Sapete perché questa sorgente si chiama del Mercure? Questo chiamato fiume Lao, durante il periodo bizantino invece venne chiamata fiume Mercure, quindi qui nella valle, nella nostra valle del Mercure. Anche il nome del nostro paese Viggianello, perché si chiama così? Lo sapete la storia? Sì, la leggenda della regina che ha perso l'anello e poi lo ha ritrovato. A parte questa, che appunto è una leggenda e a noi ci piace quindi raccontare le origini del nome di Viggianello in questo modo, però c'è anche un'altra storia legata a quest'acqua. La conoscete, la storia degli elefanti che sono stati ritrovati nella valle del Mercure? Dovete sapere che tutta quest'acqua, di tutta quest'acqua che noi vediamo, arrivando nei pressi proprio del paese del professore, quindi nei pressi di Laino, trovava uno sbarramento fatto da una parete di roccia, da un canyon, da una parete di roccia molto molto alta. E allora tutta quest'acqua che nasceva da qui, quindi arrivando giù a Laino, dove è poco distante dove è oggi il paese, trovando questa parete di roccia, l'acqua tornava indietro, quindi non andava, non aveva lo sbocco verso il mare. Tornando indietro occupava tutta questa valle, la nostra valle, la valle del Mercure, appunto tra i paesi di Laino, Rotonda, Viggianello, Castelluccio, immaginate, avete visto come sono? Sono tutti in cerchio quei paesi. Lungo, diciamo, quella linea immaginaria nasceva un lago qui in questa zona, ma che erano appunto animali come gli elefanti, gli ippopotami, i rinoceronti. Voi sapete per caso che qui esistono gli elefanti forno? Ormai esistono in altre zone del mondo, in Africa. Mentre qui, sulle sponde di questo lago, vi era una foresta tropicale. Parliamo di 700.000 anni fa, quindi effettivamente moltissimo tempo, quindi migliaia e migliaia di anni or sono. E sulle sponde appunto di questo lago, quindi di questo lago, vivevano questi animali. I resti ora di questi animali sono stati poi ritrovati a Rotonda, quindi in un paesino che conoscete bene. Quindi sotto Rotonda ci sono degli scavi che sono ancora in corso, dove appunto sono stati ritrovati delle zanne. Non so, sicuramente qualcuno le ha anche visti nel museo di Rotonda, quindi nel museo appunto che c'è a Rotonda. Ci sono queste zanne di questi animali, come appunto la zanna dell'elefante. Queste acque poi vengono piano piano filtrate dalla roccia calcica e danno vita a dei veri e propri fiumi sotterranei. Quindi l'acqua scorre sottoterra, scorre attraverso le rocce calciche, va in discesa praticamente, fino ad arrivare a degli strati di argilla. L'argilla è un sedimento fine, è una terra da noi si presenta sotto forma biancastra. Ed è molto 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 fine, ed è fatta da particelle piccolissime. Queste particelle, una vicino all'altra, sono talmente piccole.
ragazzi, abbiamo visto che l'acqua è fonte di vita, l'abbiamo visto in tutte le sue forme effettivamente, vale a dire sia rispetto alla flora, quindi tutti gli alberi e tutta la vegetazione che cresce, e anche rispetto alla fauna. Però voi mi insegnate, l'ho detto anche io all'inizio, non è un problema.